Prosegue con ottimi riscontri di partecipazione popolare Scegli il tuo sindaco, la consultazione promossa dal quotidiano Il Centro, che consente ai lettori di indicare la propria preferenza sul nuovo sindaco di Pescara. Urne stracolme nelle edicole dove si raccolgono i tagliandi allegati alle copie del giornale e presso la redazione del quotidiano d'Abruzzo. Dopo pochi giorni la classifica è provvisoria per le prime posizioni e tutto può ancora succedere fino al 7 aprile, data in cui si concluderà l'iniziativa. Ieri sugli schermi di Rete 8 si sono intanto sfidati in un primo dibattito, rispondendo anche alle domande di Lorenzo Colantonio, i tre esponenti meglio classificati al momento: l'ex sindaco Luigi Alboremascia di Forza Italia, il segretario comunale del PD Moreno di Pietrantonio e il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Fabrizio Rapposelli. Tutti e tre non hanno nascosto la soddisfazione e la gratitudine per le preferenze ottenute tra i concittadini e hanno sostanzialmente confermato che le rispettive candidature sono pienamente in campo tra quelle al vaglio delle rispettive coalizioni. In passato, in un recente passato, ma anche qualche tempo fa, ho diverse spinte, la gente, i cittadini vorrebbero appunto questa mia candidatura, ma ovviamente se lei mi chiede se io mi candido o non mi candido, se volessi candidarmi, le posso solamente dire che oggi che sono transitato in un partito come Fratelli d'Italia sono l'ultimo degli arrivati, quindi quello che il partito dovesse decidere a me sta bene. Mi piacerebbe fare sindaco sicuramente, ma io sono oggi anche tra l'altro segretario del partito e sono a disposizione del partito e sto lavorando per cercare la soluzione migliore, che non deve essere necessariamente la mia, ma chiunque essa sia dobbiamo trovare la soluzione migliore per provare a vincere di nuovo sulla città di Pescara. In questo risultato c'è sicuramente il contributo delle persone che mi vogliono bene, degli amici. Oggi non abbiamo soltanto Facebook, con strumento con il quale peraltro ho pubblicizzato l'iniziativa, perché è una bella iniziativa e quindi non c'è nulla di male nel divulgarla e nell'invitare le persone che magari ti seguono sui social anche a dare il loro contributo. Poi credo che in questo risultato, che mi dà la possibilità momentanea di essere al primo posto, ci sia anche un voto di opinione, e questa è la più grande e bella gratificazione per chi svolge attività politica, cioè quelle persone che non si conoscono direttamente o che comunque hai conosciuto magari in maniera rapida, ma che hanno rafforzato in loro la stima per chi ha avuto un ruolo, per chi ha avuto l'onere di condurre una città.